Ciao a tutti, benvenuti nell'edizione odierna del TG247.it, l'appuntamento quotidiano con le notizie più importanti della giornata. Perché sono vestito così? Non è tra le notizie, quindi cominciamo. Nel giro di pochissimi giorni sembra sia stato rubato un altro elemento, un altro dettaglio di Assassin's Creed Unity, l'attesissimo nuovo capitolo della saga di Assassin's Creed di Ubisoft. In questo caso, potete vedere, si sembra trattarsi di un artwork o di un pezzo estrapolato da un nuovo trailer, che mostra una grafica veramente incredibile. Nell'attesa di sapere se questo verrà confermato da Ubisoft o meno e se la grafica sarà davvero questa, noi raccomandiamo agli sviluppatori e ai dirigenti di Ubisoft di chiudere i cassetti con una chiave per evitare la prossima volta che vengano rubate ancora nuove informazioni. Nella puntata andata in onda ieri negli Stati Uniti di Big Bang Theory, Sheldon Cooper, uno dei protagonisti della serie, si trovava di fronte a un grandissimo dilemma. Quello che probabilmente tanti giocatori si trovano ad affrontare quotidianamente, ovvero se scegliere Xbox One o PlayStation 4. Una volta che la puntata è andata in onda, abbiamo scoperto cosa ha scelto alla fine il povero Dr. Cooper. Volete sapere com'è andata a finire? Andate su vg247.it. E.T. per Atari 2006 è senza dubbio uno dei videogiochi più famosi dell'intera industria, in quanto è stato il responsabile della crisi che il nostro settore ha vissuto nel 1980. Infatti, Atari, pensando ad un successo clamoroso di questa pellicola e del suo tie-in, aveva prodotto milioni e milioni di cartucce, che però sono rimaste invendute. Cosa farne allora? Ma ovviamente seppellirle in un deserto. Adesso, a distanza di 30 anni, Microsoft e un gruppo di filmmaker ha deciso di chiedere al governo di Almogordo, questo è il nome del luogo dove si pensa siano seppellite le cartucce, ha chiesto appunto il permesso per andare a scavare il luogo nel quale si pensano di trovare tutto questo tesoro seppellito. E quindi tra pochi giorni potremo finalmente scoprire se una di queste leggende, forse la più grande e la più divertente della nostra industria, sarà vera o falsa. Nella giornata di ieri abbiamo scoperto che la mappa di The Witcher 3 potrebbe essere addirittura 3,5 volte più grande di quella di Skyrim. Oggi alcuni colleghi sono andati a chiedere delle delucidazioni agli sviluppatori polacchi, che hanno risposto come al solito in una maniera squisita, ovvero che non è importante le dimensioni della mappa, ma quanto questa mappa sia ricca e intensa di cose da fare. Noi nel frattempo che aspettiamo l'intensità e la grandezza e la densità di The Witcher 3, andiamo a vedere i giochi che sono usciti questa settimana e quelli che usciranno la prossima. Questa settimana è stata un po' povera di uscite, a parte God Simulator del 1 aprile, oggi sono usciti Dynasty Warriors 8 Extreme Legends e Elder Scrolls Online, il grandissimo MMO basato sull'universo di Elder Scrolls di Bethesda. Settimana prossima invece sarà molto più ricca di videogiochi che arriveranno sia negli store digitali sia in quelli fisici, tanto che avremo bisogno di un aiuto per ricordarceli tutti. Non potrò assolutamente dimenticare The Wolf Among Us episodio 3, ovvero l'ultima parte della serie che nei nostri cuori sta scacciando The Walking Dead. Invece mi servirà una mano per ricordarmi che uscirà Kinect Sports e uscirà anche la versione Xbox 360 di Max e The Curse of Brotherhood. Inoltre uscirà Football Manager Classics 2014 per PS Vita o Ghost Recon Phantoms per PC, ovvero la versione free to play dello sparatutto di Ubisoft. Chiudiamo la settimana con Warlock 2 Dexdiled per PC, un nuovo strategico di Paradox, e infine con Lego The Hobbit, ovvero la versione Lego dei famosi film di Peter Jackson che stanno arrivando al cinema proprio in questi anni. Prima di lasciarvi volevo dunque ricordarvi che se qualcuna delle notizie che vi ho raccontato, qualcuna di quelle che è passata qua sotto vi potesse interessare, potete trovare tutti gli aggiornamenti e tutti gli approfondimenti su www.vg247.it. Il nostro sito internet sarà reperibile anche su Facebook, su Twitter, su G+, su YouTube, ovunque. Quindi, in attesa di una vostra visita, vi auguro buona domenica. Ciao a tutti!